Allora, volevo farvi vedere il trucco che avevo fatto oggi perché sinceramente è una giornata molto nuvolosa, cioè non posso farvela vedere perché sarebbe complicato girare il computer, però nuvole, tutto grigio, brutto, te l'ho detto perché non mettere qualche colore in questa giornata davvero brutta e quindi ho voluto fare un trucco molto colorato, che tra l'altro con la webcam non si vede benissimo, però non c'è problema perché io sto postando le foto su Facebook e quindi metterò sotto nell'info box i link delle foto di questo trucco, quindi lì si vedrà molto meglio. Vi dico quali prodotti ho utilizzato e mi fate sapere se volete che io realizzi un tutorial. Allora, innanzitutto ho usato una palette della Sleek, che è quella Shao, la Caribbean Collection, quella edizione limitata. Quella lì che ho fatto, vi metto il link dove ne parlo. E appunto, ho usato principalmente, molti colori devo dire, perché alla fine per fare un trucco colorato bisogna usare molti colori. Però ho usato, vi dico i nomi, Blue Hawaiian, che è questo verde acqua. Poi ho usato il giallo che si chiama, oddio, non ci leggo, Screwdriver, che è questo qui, giallo, giallo banana. Poi ho usato sotto il fucsia che si chiama Singapore Sling, il nero espresso martini, questo verde che si chiama Green Iguana. Poi ho usato il viola che si chiama Purple Haze. Poi ho usato questo celeste che si chiama Blue Lagoon. E poi ho dato martini. E penso che siano questi quelli che ho utilizzato. Ah no, ho usato anche l'arancione, scusate, che si chiama Tequila Sunrise, che comunque è un arancione molto tendente al marroncino, non è che sia un arancione tendente al giallo o rosso, però è davvero bellissimo come colore. E quindi la protagonista è stata questa palette, e tra l'altro nell'ultimo mio tutorial, quello lì di collaborazione con TheMissMatch87, avevo detto che avevo già in mente un tutorial da fare con questa palette Curaçao, e infatti questo è il tutorial è il trucco che avevo in mente. Se vi piace, sicuramente qui si vedrà un pochino sbiadito, ma vi assicuro che sono dei colori davvero molto brillanti. Infatti, anche se non avete Facebook, le foto potete vedere perché il gruppo su Facebook è un gruppo aperto, quindi mi sa che anche se non avete Facebook potete vederlo. E non ho altri modi per farvi vedere i colori. Quindi se vi interessa, io sono davvero contenta di farvi un tutorial. Se non vi interessa, me lo fate sapere. E se vi piace, anche se non vi piace, così, eccetera, eccetera. Io metto le foto su Facebook perché almeno gli iscritti di Facebook possono vedere meglio i colori e dirmi che bello, poi voglio vedere un tutorial, oppure no, non mi piace, io cambierei, che ne so, metterei, che ne so, un rosso qui. Quindi è anche un modo per sentirsi in contatto, per aiutarmi anche a, diciamo, aiutarmi a cercare un trucco che a voi piaccia e quindi anche a migliorare il metodo di lavoro, tra virgolette, nella realizzazione del trucco. Sì, ci ho messo parecchio a spiegarmi, però. Ah, e poi come blush ho usato uno della Elf e come rossetto uno della Essence. E vi faccio, vabbè, si vedrà anche nelle foto, quindi non è niente, si vedrà nelle foto su Facebook, ma comunque sono stata molto nude sia sulle guance che sulle labbra. Io spero che vi piaccia perché io sono davvero molto soddisfatta di questo trucco perché è davvero wow, mi piace davvero tanto. E poi ho trovato un voilà che mi sta bene, nel senso. E quindi vi mando un grosso bacione e mi raccomando fatemi sapere con i pollicini se vi piace o non vi piace, magari anche con un commento, se magari volete cambiare qualcosa del trucco, eccetera, eccetera. Vi ancora invito a vedere le foto su Facebook perché il trucco si vede molto, 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 molto meglio di quanto si veda qui in questo video. Quindi vi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!